Buongiorno ragazzi, sono Dario De Simone, tecnico di sala al CUS Napoli. Sono qui per presentarvi la Schulderpress della serie Selection della Technogym. È un macchinario che ci consente di allenare, come dice la parola stessa, Schulderpress, il muscolo del deltoide, quindi della spalla. Andiamo subito a vedere un attimino qual è la corretta esecuzione di questo tipo di macchinario. Allora, prima cosa la posizione. Con la leva gialla, ricordiamoci che il colore giallo nella serie Selection è un colore di impostazione. La spalla deve essere sempre leggermente più bassa dell'impugnatura prona, dell'impugnatura orizzontale. Seconda impostazione è quella di impostare ovviamente il sovraccarico da utilizzare. Possiamo utilizzare due tipi di impugnature, quella diciamo classica, quindi prona, e quella invece frontale, per allenare invece la parte anteriore, quindi il deltoide anteriore. Andiamo a utilizzare quella lì, diciamo classica, andiamo a sollevare, ok? Ragazzi, le scapole sono chiuse, la schiena è leggermente inarcata per avere una migliore spinta. Quando scendiamo, il gomito deve essere sempre in linea, quindi poi il gomito deve puntare verso terra. L'avambraccio deve essere perpendicolare, il polso deve essere dritto. Spesso vediamo che l'esecuzione è questa ed è errata. Quindi, scapole chiuse, la schiena inarcata, la testa è appoggiata in linea con il tronco, saliamo fino a completa distensione. Scendiamo ed abbiamo sempre il gomito che punta verso terra con l'avambraccio perpendicolare. Faccio vedere qualche ripetizione in più. Inspiro quando scendo. Quanto devo scendere? Devo scendere fino ad avere l'impugnatura all'altezza più o meno del lobo del mio orecchio. Salgo e scendo. Espiro in contrazione. Inspiro in distensione. Questo è quello che riguarda per la Schulderpress. Vi ringrazio, a presto, alla prossima, ciao!